Ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un make-up, infatti vedete la mia faccia proprio tutta struccata perché ho intenzione di fare un make-up. Questo video sarà in collaborazione con due ragazze, che fanno parte del gruppo Telegram, di cui ovviamente ne faccio parte anch'io. E faremo tre look per quanto riguarda le feste e quindi faranno Fabiana un make-up dark, abbastanza scuro, Giulia per quanto riguarda glamour, quindi una cosa molto elegante, io farò una cosa strong, pazzesca, perché ho messo anche il mio maglioncino, vestitino, proprio per fare un trucco molto molto particolare. Allora, inizio con mettere un correttore semplicissimo, questo qui è quello della Deborah, che è questo. Lo metto con la spugnetta. Scusate, sì, mi sto impastricciando tutto l'occhio. Che dirvi? Allora, avevamo intenzione di fare questo make-up. E quindi di fare una cosa molto particolare, spero che sono messa a fuoco e tutto, di fare una cosa molto molto particolare perché avevamo intenzione di fare molti video per quanto riguarda il make-up, perché è una cosa che ci piace a tutte per quanto riguarda il gruppo di Telegram e quindi abbiamo iniziato a fare queste cose. Adesso metterò un ombretto panna che sarebbe più un color carne, questo qui di Sephora, su tutto l'occhio, proprio per diciamo opacizzare la mia palpebra. Allora, andremo a fare un make-up abbastanza particolare, quindi volevo prendere un colore di transizione e utilizzerò questi qui di Nabla. Iniziamo con questo colore qua e lo andremo a mettere con un pennello da sfumatura. Lo andremo a mettere proprio, apriamo l'occhio. E lo mettiamo proprio direttamente dove abbiamo la curva, esattamente qui, dove abbiamo l'apertura dell'occhio, quindi dove vogliamo la sfumatura. State attenti con questi ombretti perché sono molto pigmentati. A me piacciono tantissimo, sapete, il mio amore spassionato per quanto riguarda questi ombretti perché mi strapiacciono. Bene, dopo aver fatto questa sfumatura, ovviamente voglio qualcosa di più particolare e aggiungo questo e questo, tutte e due, proprio sempre sulla sfumatura che ho fatto. Metto i due ombretti proprio per rendere la sfumatura con più colori, con più. Perché dando diciamo la parte più scura riusciremo a dare più profondità per quanto riguarda la forma dell'occhio. Vedete la differenza tra questo e questo? Mi piace tantissimo perché lo fa diventare molto più profondo, quindi si vede proprio la sfumatura dell'ombretto. Adesso il make-up lo lasciamo così e andrò a mettere un ombretto proprio al centro, cioè al centro. Metterò un ombretto, ve lo dico che è meglio, metterò questo ombretto di Wycon, questo qui.
Come vedete, questo ombretto non rilascia niente, infatti purtroppo ho comprato anche altri colori di questo, ma io ormai questo ombretto lo utilizzo come nero e basta. Dopo averlo messo, lo andiamo a sfumare con un pennello del genere nei bordi proprio per non far avere il distacco tra un colore e l'altro. Tipo come se stessi facendo uno smokey eye e lo sfumo in questa maniera. Così l'ombretto è sfumato. Adesso devo prendere la mia colla per il glitter, che se mi ricordo dove l'ho messa è anche meglio. Dovrei avere quella di NYX. Esatto, qui abbiamo la colla per il glitter e la metterò in questa spatolina. E adesso li metterò direttamente dove ho la parte nera, che di norma dovrebbe essere un bordeaux. Ho messo questa base perché mi piace di più l'effetto. E adesso prendiamo un pennello di applicazione tipo questo, anche se io dovrei avere un altro pennello comunque. E andremo a prendere questi glitter della NYX, questi qua sono bellissimi, sono 06. Li metto un po' qua, sono questi, vedete, questi qua, andremo a metterli, vedete. Ovviamente abbiamo messo la colla, quindi devo andare subito. Invece se tipo mettevo una parte neutra, si vedevano soltanto i glitter e niente più. Invece è bene mettere una base al di sotto. Adesso andremo un po' a scurire e lo faremo sempre con questo ombretto, visto che l'abbiamo utilizzato per scurire questa parte e far sì di far cadere gli ombretti che abbiamo messo in precedenza, così sfumandolo gli ombretti che sono in più, che non sono stati attaccati, cadranno in automatico. Infatti qui c'è una pioggia di detriti, di glitterini. Mi piace l'effetto che dà sull'occhio. Vado a fare questo e torno subito. Adesso, per riprendere, diciamo, il colore del maglione e tutto, volevo mettere un po' questo colore proprio nella piega. È un viola tipo glicine e volevo dargli proprio un altro, un po' più di strong proprio. Sì, mi piace di più, sono più tra questi colori, il color viola proprio io adoro in assoluto. Mi piace molto di più. Metterò un color panna. Questo
sul ciglio. Togliamo le ciglia, mettiamo il mascara e, se riesco, anche la matita nera. Metterò anche la matita nera. Una matita nera qualsiasi, io sto mettendo quella di Essence perché la voglio finire. A me piace tantissimo l'effetto della matita nera sull'occhio. Mascara di Essence, questo qui, che è stupendo. Ovviamente dovete mettere ciglia finte. Tolgo il glitter, che ho sul viso, anche se togliere il glitter è molto molto difficile, specialmente se cadono sul viso, molto molto difficile. Vabbè, tanto è per le feste, quindi anche se c'è qualche colore in più, mi scuso per i capelli bianchi, ma ce l'ho, quindi non posso fare altrimenti. Andrò a mettere un contorno occhi, che utilizzerò questo qui di Sephora. Che è sigillato. Questo è stato consigliato da Giulia Cova. Io ascolto molto i consigli di Giulia Cova, quindi l'ho voluto prendere. È molto idratante, adatto, diciamo, a una pelle matura. Io avendo la pelle matura, solo la pelle c'è matura, certo, dentro l'occhio, Stefano. Avendo una pelle matura, ho deciso di acquistarlo. Chi di voi acquista le cose dette da Giulia Cova? Alzate la mano. O mettete un pollice. Per quanto riguarda il viso, andrò a mettere la mia crema, sempre la solita. Troverete tutto scritto sotto, non vi preoccupate. Troverete tutto scritto sotto. Quindi, se vi interessa qualsiasi prodotto, giù nell'info box troverete tutto. Mettiamo il primer. Come primer metto questo qui della Essence, perché è il primer che anche se sudate o la qualsiasi cosa voi farete per quelle sere di festività, ballerete, canterete, tutto quello che vi dura. Vi dura 100%, veramente. Io l'ho utilizzato con il caldo afoso e mi è durato tutto il tempo, quindi ve lo consiglio proprio. Ditemi cosa ne pensate, se vi piacciono i miei occhietti. A me piace il contrasto con il viola, il glitter, proprio con questo, vedete, tutto sberluccicoso, mi piace. Allora, come fondotinta, io ho qui messo di lato questo qui di Pupa. Come fondotinta potete mettere ovviamente quello che volete, ma tutto potete fare, tutto quello che volete. Io sto utilizzando i prodotti che ho qui perché alcuni li devo smaltire, altri li sto utilizzando, quindi io metterò questo qui di Pupa. Questo di Pupa, perché è un buon fondotinta, sinceramente.
è un pochettino scuro, ma messo con la spugnetta non si nota. Vedete? Perché la spugnetta lo va ad amalgamare bene. Allora, dopo aver applicato bene il fondotinta, andremo a mettere la cipria, la mia solita cipria, però questa volta volevo metterò questa qui di Essence, la Brighten Up. La metto su tutto il viso. Adesso andremo a fare la rima per incorniciare tutto e utilizzeremo gli ultimi ombretti che ho messo, quindi utilizzeremo prima questo e poi quello viola. Però prenderemo un pennellino e applichiamo il ombretto. Poi mettiamo il viola proprio per avere sintonia con la parte di sopra. Piace molto l'abbinamento con diciamo l'occhio di sopra. Andremo a mettere il mascara, sempre il solito, lo mettiamo anche al di sotto. Anche se sporcherei benissimo, per me il make-up occhi può finire così. Adesso andremo a mettere sia l'illuminante e sia il blush. Allora, come illuminante metteremo questo qui di Kiko, questo, ed è Ocean Fill. Andremo a mettere mi piace tantissimo questo illuminante. Io lo noto, ve lo notate? Si nota? Molto molto bello. Come blush voglio mettere sempre uno di Kiko. Allora, come blush metterò questo di Kiko, sempre di una vecchia edizione. Ed è questo. Metterò ovviamente la parte chiusa. Sono appena fatta male. Lo mettiamo tipo che viene amalgamato tra virgolette con l'illuminante, non so se si nota. Volevo mettere quelli della Nabla, ma mi è arrivato rotto, sto aspettando che mi arrivi il sostituto. Sono stati molto molto gentili, ve lo devo dire, sono stati molto gentili quelli di Nabla. Poi vi racconterò tutto quando farò il video haul. E quando riguarderà bla. Mi piace. Allora, andremo a mettere la matita 711 di Kiko su tutte le labbra. Spero di essere messa a fuoco. E sulle labbra metterò un rossetto di Colourpop. Questo è il backup ed è un matte.
io preferisco mettere qualcosa del genere e poi mettere tipo un gloss di sopra. Adoro questo colore. Allora, a me piace così com'è venuto, però vorrei mettere, essendo una cosa molto molto particolare, ho fatto una cosa abbastanza strong, vorrei mettere anche il lip foil, questo qui di Lotte London, sulle labbra, proprio per vedere l'effetto. Anzi, lo metto sulla mano e lo tampono sulle labbra perché non vorrei sporcare il pennellino. Lo potete fare anche su una tinta labbra. Mi piace perché così anche quando se andate a ballare o altro, mentre ballate c'è questo effetto pazzesco sul viso. Andremo a mettere il fix di Revolution. Che profumo di cocco! E il make-up è finito, yeah! E questo è il make-up finito. Ovviamente questa è la mia proposta per quanto riguarda il video, per quanto riguarda un make-up abbastanza strong, quindi molto molto forte, molto audace per, diciamo, queste festività, per non passare inosservato, ovviamente, visto anche l'abbigliamento. Non so, ditemi cosa ne pensate, se vi piace, non vi piace, lasciando perdere i capelli, che è un mio cruccio. Questo è il mio make-up. Ditemi cosa ne pensate, scrivetemi ovviamente un commentino qua sotto. Io ovviamente vi mando i video delle due ragazze, quindi vi mando il video di Fabiana e di Giulia, che metterò qui, e quindi li vedrete poi alla fine i loro link, così da andare subito a vedere il loro video e di commentare anche loro. Ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se vi piace quando parlo, quando non parlo. Mi sa che vi piace di più quando non parlo, ma comunque. A me è piaciuto tantissimo, questa è la mia proposta occhi e labbra. E niente, scrivetemi un commentino qua sotto, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video. Ah, scusate, ringrazio tantissimo Giulia e Fabiana per aver collaborato con me per questo video. Spero veramente tantissime altre ragazze, se volete partecipare, abbiamo un gruppo Telegram dove facciamo spesso questi video, queste collaborazioni. Se vo ne volete far parte, scrivete un commentino qua sotto che noi vi faremo entrare tranquillamente nel nostro gruppo e così riuscirete a fare anche video con noi, in nostra compagnia. Che dirvi di più? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!